पाती थी। Supongo dice certa di assumere il comando al suo esterno si propone Sicilio Cicolò, poi ancora al largo Raini, quindi per l'interno di Risobacco, a seguire San Hover de Hill, poi per lui esterno Pungitopo, a contatto Cima Freedom, più del gruppo Scoglitti. Si affronta la prima curva con il supermanese sempre in vantaggio nei confronti di Fittiva Cicolò, poi Dioniso Bacco, l'andatura è piuttosto moderata, tre quarti della pedana di sinistra con il supermanese sempre in vantaggio nei confronti di Fittiva Cicolò, poi un terzetto formato da Raini, San Over de Hill e Dioniso Bacco, a seguire Cima Freedom, poi Scoglitti e Pungitopo. Cavalli lungo la dirittura opposta con Supermanese che grava sempre davanti a piacimento nei confronti di Tefilo Cicolò, per l'interno Dioniso Bacco, San Over de Hill, in terza corsia si mantiene Raini, poi Cima Freedom, Scoglitti e Pungitopo. Tutto comunque ben riunito quando si va ad affrontare la piegata conclusiva con in corda Supermanese, al suo esterno aumenta la pressione di Tefilo Cicolò. Poi in terza posizione a largo risale Cima Freedom, a seguire Dioniso Bacco, quindi San Over the Hill, Raini, sempre in direzione d'arrivo con Supermanese e Fifile Cicolò alle prese per l'esterno Cima Freedom, poi a seguire Dioniso Bacco e Raini. Cavalli ai 200 conclusivi con Supermanese attaccata a fondo da Fifine Gigolò, i due si staccano in lotta serrata con Supermanese che rientra a Fifine Gigolò, Supermanese vince su Fifine Gigolò, poi Dioniso Bacco a seguire Cima Freedom, quindi successo per Antonio Cannella, Supermanese nei confronti di Fifine Gigolò, numero 3 dello schieramento, poi al terzo finisce Dioniso Bacco. Ecco, la legge si sta riproponendo le battute conclusive con Supermanese a 6, per il premio del signor Carmelo Bordolone.